Quando leggerete questo scritto, io sarò già davanti al mio Signore, nella sua pace, a contemplare quel volto che ho desiderato vedere per tutta la vita. Ora lo vedo così come egli è. Non piangete dunque se non di gioia, gioite con me. Voglio che il mio funerale sia una festa semplice e gioiosa, non fiori, solo un fiore bianco come segno di gioia, di pace, segno di nozze. Quando in quel pomeriggio settembrino nella stipata chiesa di Miramare Don Tarcisio Tamburini lesse il testamento dell'Anna, la gente rimase incredula e stupita, e negli occhi turbati dall'emozione si leggevano le stesse domande. Perché Anna così giovane aveva già scritto un testamento? Ma chi era in realtà questa ragazza? In effetti, solo pochi conoscevano il segreto di Anna, un segreto custodito gelosamente fra le quattro mura del proprio cuore e dei pochi che Anna faceva entrare. Infatti, già da 2 anni aveva consegnato interamente la sua vita a Dio nella piccola e gloriosa chiesa di San Damiano in Assisi, consacrandosi con voto segreto nell'Istituto delle Missionarie della Regalità. Ma il suo cammino con Dio inizia ben più indietro nel